Allora, buonasera, buonasera, volevo fare altri fumetti, ma oggi stamattina sono andato al lavoro, sono stato dalle 8 a circa mezzogiorno e mezzo, insomma, al lavoro. Poi pioveva, insomma, tempo anche piuttosto brutto per spostarsi. Il nostro sindaco Nardella ha detto che è stato a casa, certo, io sarei stato anche volentieri a casa, ma ci avevo da andare a lavorare. Comunque alle 7:30 Firenze, anche centro storico, non era così pieno di gente, anzi deserto. Mi fa un po' male vedere il centro storico ridotto un po' così. Cioè, Firenze, pull, ora sì, la gente il sabato certamente arriva anche dalle campagne, dal contado, a vedere la piazza del Granduca, come si chiamava nell'Ottocento, e che oggi si chiama Piazza della Signoria, ma fino all'Ottocento si chiamava Piazza del Granduca, faccio anche la guida turistica di Firenze. E che poi gli americani sbagliano sempre in piazza della signorina, perché ovviamente signoria è parola anche adusa e poco adusa, diciamo, nell'italiano corrente, quindi l'americano pensa che piazza signorina, considerando cosa voleva dire signorine nella lingua per gli americani nel dopoguerra, era sinonimo di prostituzione. Quindi sì, nel dopoguerra, quando gli soldati americani cercavano le signorine, quelle signorine, sì, insomma, era un eufemismo per indicare un certo tipo di signorina, quindi piazza della signorina detta dall'americano suona proprio malissimo, anche se ormai dopo quello è passato, anche se molto poetica, piazza della signorina, non può pensare a Beatrice, ma non vogliamo parlare di, cioè, parleremo anche di Firenze, della scuola. Io vedo anche degli youtuber che sono professori che parlano della scuola, che hanno un bel coraggio. Non perché per parlarne, potrei fare anche un video sulla scuola, ma mi deprime proprio, cioè mi sembrerebbe di parlare al vento, ecco, sarebbero tutti d'accordo, cioè, forse l'unica cosa avrebbe senso spiegare il lavoro che facciamo noi professori, che non viene mai spiegato e passiamo anche con i giornali, no? I professori tutti a casa, io sono al lavoro tutti i santi giorni, ma anche a casa, con falsi, con certificati medici, no? E questo forse andrebbe spiegato, ma onestamente, io oggi andando in edicola mi sono preso il mio Hanaud Ford e con questo cerco di tirare avanti come la droga, nel senso, questa è la mia droga ultimamente, sono i fumetti. Vi faccio vedere anche i vecchi Hanaud Ford, che ovviamente. Allora, questo è un 97 del 1977, quando io avevo 11 anni, e questo c'era il Cono Atomic, queste erano le pubblicità stupende degli anni 70, ma chi è Clodoveo? Clodoveo, ecco, negli anni 70 appare Clodoveo, che ancora non era uno dei personaggi più, non era uno dei personaggi più antichi, infatti negli anni 70 apparirà Clodoveo. E qui ancora non c'è, poi faccio vedere anche i disegni di Piffarelli che sono veramente stupendi, e quindi non merita, cioè, Piffarelli è assolutamente è stato purtroppo morto, purtroppo non è morto solo Magnus, è morto anche Piffarelli. Questo mi ricorda un po' Piffarelli, non so se è un'autocaricatura di Piffarelli. Comunque il buonissimo Piffarelli, grande disegnatore milanese, credo si fosse milanese, è stato per noi degli anni, per noi ex bambini degli anni 70, insomma, il nostro Alan Fordista. Ecco, se io guardassi, questo è il 70, 97, questo è di 2 anni prima, del 74, è il 63, è uno dei, cioè, l'ultima storia, è un originale. Questo era idem, io non ce l'ho tutti, cioè, ho il numero, non ho il numero 1, insomma, poi vabbè, chi se ne frega, senza poi il numero 1. Normalmente avrebbe un valore, questo ha un valore molto, però di solito questi si trovavano almeno un tempo nei mercatini più facilmente perché non erano disegnati a mano. Questi erano un po' più difficili trovarli perché i collezionisti ovviamente cercavano questi numeri di Alan Ford che io ho comprato ormai da molti anni, da una decinaia di anni, che questi li ho comprati qui ai mercatini di Firenze ma molto molto tempo fa. Molto tempo fa, no, ma non tantissimo, neanche ieri, ecco. Naturalmente, sì, piacerebbe anche a me avere i primi, ma già, insomma, io inizio a leggere Alan Ford negli anni 70, quindi già, insomma, sì, forse negli anni 70 avrei potuto trovare il numero, ormai, però
Però non l'ho mai avuto, io il numero uno di Alan Ford originale non l'ho mai avuto in mano, quindi la cosa non è che mi turbi più di tanto. Magari rimpiango più fumetti che avevo in casa negli anni 70 che poi sono spariti, sono perduti, e quindi un po' li rimpiango di più come parte della mia infanzia, ma questa è un'altra storia. Questo invece è Clodoveo, che nel 70 o nel... No, che nel 77 appunto entrava nel gruppo TNT, quindi entrava con Piffarelio. Sì, Clodoveo non è un personaggio creato da Magnus, è un personaggio del Piffarelio che qui appare nel numero 617 in copertina. Appare lui protagonista. Sì, allora io vorrei di tante cose su Alan Ford, ma poi un fumetto a cui voglio bene. Se non fosse un legame anche sentimentale con questi numeri, forse anzi proprio il legame sentimentale con questi numeri mi dovrebbe spingere a non comprare questi nuovi numeri per vari motivi, perché ovviamente i numeri, questo qui c'era, sì, c'era tutto il gruppo TNT, c'era Bob Rock, c'era Fonte Oliver, la Cariati, Geremia, qui c'è solo Minuet e poco anche Alan Ford, quindi ovviamente sarebbe, insomma, a questo punto, se ci mettiamo Minuet, forse facciamo prima, ma naturalmente la testata storica Alan Ford, eccetera. Il frontespizio tipo James Bond, che insomma, Alan Ford, James Bond, forse sì, e questo è il vecchio frontespizio. Io non farò il nostalgico, ma a me ovviamente piace più questo. Non dirò che questo è più bello, ma a me piace di più. Fate un po' voi, poi nel senso, io sono, perché non è che sono un azionista della. Non sono un azionista dell'azienda, quindi ne parlo solo da. E il formato è un po' più grande rispetto a quell'antico, un pochino più, mi sembra sia sì, un pochino più grande, sì, vedete, supera un po' questo nuovo. Quindi le vignette sono un pochino più leggibili rispetto a queste che erano ovviamente molto più piccole, ma anche Crimina e Satanica avevano questo. C'è un vampiro qui. Ah no, perché idem, scusate, vampiro, ci fa vampiro. No, è perché appunto, beh, idem, ma sì, potremmo anche recensire tutti i primi numeri di Alan Ford, ma credo l'abbiano fatto in tanti, quindi insomma. Potremmo anche rifare, in chiave nostalgia. Questo però è nuovo, nuovo di pacca. C'è Clodoveo, ma sì, è nel senso che. E poi c'è questo frontespizio, c'è sempre la vecchia Max Dixit, che era la vecchia posta di Max Bunker, come si chiamava? Annuncia, c'erano anche gli annunci un tempo. A posto di Alan Ford, scusatemi, prendo un po' di tè. Dove Max Bunker fa dei pipponi politici che non li faccio perché io anche non mi metto a. Secondo me Max Bunker, te lo dico con tutto l'affetto di questo mondo, ho lievemente capito la tua parte politica. Ho lievemente capito come la pensi, però. Capisci a me, nel senso che è ovvio che forse io per esempio parlo di fumetti, sì, potrei fare anche un video politico su YouTube, il canale è mio, chi me lo impedisce, cioè non c'ho nessuno che mi dica. Potrei fare un appello alla nazione con i miei 200 iscritti, capirai che metterei nella. Però prima di tutto lo fanno tutti, io anche del lavoro che. E poi secondo me magari è più interessante parlare della situazione del fumetto, se parliamo di Conte e del governo, sì, allora sì, sono un po' chiacchiere, il mio canale si chiama Kusai Bar, sono un po' chiacchiere da bar, possiamo fare anche le chiacchiere da bar, a me, anche parliamo della Fiorentina, io non sono della Fiorentina perché sono di Siena, però a Firenze se vai in un bar, se andavi in un bar, è ovvio, si parlava della Fiorentina, della Curva Fiesole, eccetera. Quindi io non bar, certamente se il mio vicino di caffè parla della Fiorentina, perché io stai zitto, è ovvio, se apro un bar io magari non partecipo attivamente alla discussione. Parlare poi di politica credo che sia la discussione al bar più. Però un lettore che legge Alan Ford può essere d'accordo o meno con te, però in fondo mi sembra un po' essere uscito fuori traccia. Poi vabbè, c'è l'uscita in edicola, dovrebbe uscire, essere uscito, io non l'ho visto da stamattina alle 7:30, scusa i Max Bunker, ma ero annebbiato dal sonno e andando al lavoro, e c'è uscito anche il libro di Riccardo Finzi, Il Vendicatore,
Ma comunque presente Riccardo Finis, il venditore di cui faccio volentieri pubblicità. Qui c'è una cosa invece che dice più interessante, che viene pubblicato in edicola, che costa solo 14,90 euro. Beh, solo, caro, ma comunque, io non so, il solo, insomma, vabbè, non costa 30 euro, però, vabbè, sul solo, no, nel senso, non è una cifra altissima, sono 14 euro, insomma, la ristampa di Calvino in edicola costa 9,90 euro. No, io poi capisco i prezzi, no, io ti capisco benissimo, non è che voglio fare. Perché ovviamente va in edicola perché in libreria il costo di distribuzione in libreria è molto alto, mentre in edicola è più contenuto e noi possiamo fare dei prezzi alla portata, ecco, se non di tutti, di molti. Ma comunque, che è ovviamente intelligente, quindi lo possiamo trovare in edicola per il semplice fatto che la distribuzione, questo è così tutta la storia vabbè, a parte la parte politica, ecco, comunque lo trovate solo in edicola. Io ripeto, la libreria è un peccato che insomma, Max Bunk può stare in libreria. Ecco, c'è gente che sta in libreria, ci sono libri di gente che sta nelle librerie e che forse se stesse, ma neanche in edicola, ma neanche nell'autogrill, insomma, non voglio fare nomi e cognomi, ma a volte le case editrici pubblicano roba impubblicabile, pubblicabilissima, che fa veramente. Cioè, vabbè, persino i blogger, quelli che fanno i suoi video su YouTube, hanno pubblicato libri in libreria e la metteteci Riccardo Finzi di Max Munch, che comunque è un giallo, questa volta non è neanche, a parte le librerie si trovano anche i fumetti. E quindi Il Vendicatore, che è una storia che parla di cani abbandonati, che è l'ultimo giallo di Riccardo Finzi. Quindi Max Munch come giallista. Diciamo che Max Munch, appunto, come giallista, diciamo che poi alla fine Alan Ford è stato un po' un figlio padrone con Max Munch, cioè il padre padrone che è quello sulla quale alla fine si è attestato la sopravvivenza della mille volte meglio pubblici prima me, cioè prima era la Corno, qui c'era ancora la Corno. Sì, la casa editrice Corno, poi Max Bunker e poi. Quindi perché comprano fuori anche una delle poche ultime case editrici che non sono. Ma parliamo del fumetto, se no ci perdiamo, siamo già a 12 minuti. Allora, il fumetto potrebbe chiamarsi Minuet, i disegni sono di Dario Perucca. Io non ho nulla da dire, perché è bellissimo. Grande disegnatore. Tutti i mesi sforna una Landog, una Landog, ho fatto Landog, una Alan Ford. Ovviamente sono 100, 120 tavole, no, 120 tavole, però ovviamente è più gestibile che fare un fumetto Bonelli, non ce la farebbe perché ogni pagina sono due vignette, quindi ce la può fare, però certamente anche tutti i mesi stare a, insomma, a sfornare le sue 120 tavole, insomma, non dico che è come essere in fabbrica, ma insomma, poco ci manca. Insomma, facciamo onore a Dario Perucca, che è un disegnatore che ha sostituito sia Magnus, che è morto, ma che aveva lasciato nel 74, anche Paolo Piffarelio, che è stato un grandissimo disegnatore. Qui vedete la copertina. Beh, questo Bob Rock magari era venuto un po' troppo col capoccione, ma insomma è stato un grande disegnatore della Ford, cioè, è stato veramente un grande, e purtroppo è morto anche lui, e, insomma, e quindi ha ovviamente preso degnamente il posto di disegnatori di altissimo livello. La formula è sempre la stessa, una storia al mese che descrive Max Bunker. E la disegna Perucca, credo che sia l'unico fumetto a giro che fa sta cosa. E vabbè, finché ce la fanno, io per me, insomma, secondo me, ma quel che vale, forse Perucca, però anche mettere anche degli sceneggiatori nuovi, delle voci fresche, insomma, dico, c'è qualche ammiratore che posa, però potrebbe anche per
il futuro, magari il Max Bunker potrebbe fare la supervisione delle storie, insomma, come succede, però questo faccia lui, cioè, lui le vuole scrivere tutte lui, insomma, ha raggiunto un record pazzesco, perché non esiste, ripeto, non esiste un solo, io non conosco un solo sceneggiatore al mondo che abbia disegnato 617 numeri di fila tutti i mesi, e per questo c'è anche un po' di stanchezza, cioè tutti i mesi lui sforna una foto. E poi sono mica solo Alan Ford, dice, beh, ha fatto tutto Crimina, che erano 400 numeri. Satanic, Mask, cioè, cosa pazzesca, cioè, se ci pensa. Dice. Quindi noi ci inchiniamo di fronte a Max Bunker. La storia, velocemente, ecco, non so se c'è Pisistrato Nelson, che è il vecchio postino, ci sono dei personaggi degli anni 70, ecco. Mi sembra che Max Bunk abbia eliminato tutti i personaggi, cioè tutti, li ha eliminati tutti, insomma, come Agatha Christie in 10 piccoli indiani, i personaggi del vecchio Alan Ford. In questa Alan Ford, lo dico subito, vado a Pisistrato Nelson, Clodoveo, Alan Ford che appare ma poco perché viene rapito, ma non vi svelo, è stile giallo, anche se è un giallo strano. Con improbabili gangster allo stile Alan Ford, viene rapito, insomma, in maniera anche piuttosto, non abbiamo ben capito chi lo rapisce, cioè alla fine si capisce chi lo rapisce, capisce la scanna, beh, c'erano, e poi secondo me, poi chiuderò questo video, non vorrei fare troppo lungo, quindi non c'è, faccio notare anche una, se la trovo, ecco, a un certo punto c'è una caricatura di Diabolik, che deve stare un po' antipatico, Diabolikus in azione, e si vede questa caricatura. Cioè, questi gangster hanno questo qua, il Diabolikus in azione, un Diabolik rivisto in chiave gruppo TNT. Come sarebbe Diabolik che ruba delle mele, ladro di mele, insomma, che ruba, e vabbè, si vede che. Vabbè, non c'entra niente una storia, però ogni tanto ci sono queste cose carine anche. Scusate, ma tutto il giorno questa è la mia pausa. Pausa fumettistica, e quindi vabbè, la storia è che Minuet lavora per l'FBI, gli rapiscono Alan Ford e scopriremo, questa anche Max Bunker ha iniziato anche lei con le miniserie, ma Bunker, ah, la mania sta con le miniserie, sì, c'è fine, ma fine mica tanto, perché Alan Ford è stato rapito. Suppongo che continui nel prossimo numero, che non vedo, non c'è neanche l'anticipazione della copertina, perché questo è Il Padrinino, che è quello che esce ora a novembre. Questo lo prenderò per chiudere la collezione degli anniversari, quindi non vi posso neanche far vedere l'anteprima del prossimo Alan Ford. Alan Ford è stato rapito, Minuet in realtà. Minuet, che è una strega, insomma, una strega, e qui ovviamente dirò la mia, e secondo me la mia, non dico la mia sia. In realtà, appunto, se questo nuovo corso si chiamasse Minuet, forse c'è un tentativo di, dico, la butto lì così alla. Cioè, in realtà il protagonista è Minuet. A questo punto abbiamo fatto fuori tutti i personaggi di Alan Ford. Non c'è il numero uno, non c'è il Conte Oliver, non c'è nessuno, c'è poco Alan Ford. L'unico che è rimasto è Clodoveo. Sono scelte un po' misteriose del maestro, che noi il maestro apprezziamo e riveriamo, ma a volte comprendiamo un po' con fatica. Clodoveo e Pisistrato Nilsson, che sono i due, diciamo, due personaggi che ci riallacciano alla foto degli anni 70. Però ci riallacciano alla foto degli anni 70, però a parte questi due personaggi, la storia è completamente incentrata su Minuet, che è una sorta di Satanic. Stavolta abbiamo visto in Crimina i personaggi femminili erano tutti negativi,
anche Gloria era bipolare, Minuet, che è uno degli ultimi personaggi femminili creati da Ron Ford, diventa praticamente la protagonista indiscussa del fumetto Ron Ford. Nel bene e nel male, scelte editoriali, cioè scelte che ovviamente noi rispettiamo, ma naturalmente il vecchio lettore di Ron Ford dice sì, vabbè, ma mi mancano una serie di pezzi di persone che sono sparite nel bene. Cioè, nel bene o nel male, insomma, c'è questa Minuet strega che manda al mondo esoterico che Max Munch ha sempre coltivato. È una versione, diciamo, 2020 di Satanic, solo che Satanic era molto più trasgressiva, insomma, molto più satanica, insomma, anche se poi satanica, anche lei si innamora di Max, insomma, si è sempre teso in realtà, si è sempre tesi in satanica a un finale love story, in cui mentre in Criminal anche il rapporto con LOL, tra LOL e Criminal era più così, in Alan Ford è Minuet, insomma, quindi è un volume che si chiama sia Alan Ford, ma ovviamente con questi qui non c'entra niente. Non c'entra niente perché sono cambiati i personaggi. Ieri ho parlato di Nathan Never. Certamente io rileggendo un nuovo Nathan Never dopo 20 anni dopo, va bene, posso non ritrovare alcuni personaggi, ma su per giù, qui non ritrovo. Qui ritrovo a stento Alan Ford, c'è Alan Ford, cioè, però viene rapito, e in realtà diciamo che è molto innovativo, perché nella storia classica avrebbero rapito Minuet e sarebbe Alan Ford che va alla ricerca di Minuet, no? Nella storia anni 50, 60, 70, no? Qui è esattamente il contrario, è la donna che è Minuet, che è la protagonista, è quella che prende in mano la situazione. Alan Ford è un debole, insomma, diciamo. Non è che sia stato anche nel vecchio gruppo di NT, non era il personaggio portante, quello che prendeva le decisioni, eccetera, eccetera. Anche nel gruppo Bob Rock, pur con tutti i suoi arrabbiature, eccetera, eccetera, era sempre più. Alan Ford era il buono, quindi era l'elemento, come faceva la canzone, il bello della banda, ci sta proprio per quello, la vecchia canzone di Supergulp. E qui Alan Ford è, come anche nell'altro numero, è più che altro il marito di Minuet. È lei che si fa del male, si viene, insomma, si piglia delle botte pazzesche, qui sembra stile anni 60, ed è lei che lotta per il suo uomo, insomma, mentre Alan Ford è, insomma, è un po' un bamboccione, insomma, un bambolotto che si contendono queste donne, quindi c'è una Ford molto femminista, potremmo dire, certamente in un periodo in cui i protagonisti sono tutti maschili. Io ammiro anche Max Bunker, anche se onestamente da vecchio lettore di Alan Ford rimango sempre, oh sì, dov'è Bob Rock? Faccio quei vecchino, ma dov'è Bob Rock? È morto Bob Rock? I vecchini fanno, dov'è Gennaro? Dice, è morto Gennaro, dove ci credo? Dov'è Gennaro? Insomma, come dire, dov'è Bob Rock? Non è che è morto, ma non sono spariti, quindi metto, se un personaggio me lo fai sparire è comunque, cioè, peggio che la morte, insomma, almeno la morte, quando un personaggio di un fumetto muore si sa subito che resusciterà, cioè, è quasi immediata, una cosa matematica, lo vediamo sempre. Quando un personaggio invece sparisce, viene messo da parte, eccetera eccetera, è peggio che la morte, perché sì, no, il conte Oliver in Inghilterra, sì, ho capito, vabbè, in Inghilterra, che mi frega a me se non me lo metti nel fumetto, cioè dove vado, prendo un volo aereo in Inghilterra per vedere che il conte Oliver non esiste, quindi se tu me lo levi dal fumetto me l'hai ucciso, insomma, poi mi puoi dire sì, nel senso, storicamente, narrativamente mi puoi dire che c'è ma non si vede, che però dal punto di vista della storia che ci sia, da qua che me frega a me, nel senso, non è che non può funzionare così, quindi a un certo punto possiamo fare un incidente aereo e li ammazziamo tutti, forse non lo so, nel senso che naturalmente ucciderli no, perché ovviamente poi dovrebbe farli resuscitare tutti, che potrebbe essere anche un'idea, però
Lancio l'idea a Max Bunker, uccidiamo il gruppo TNT, lo facciamo risuscitare, così facciamo un bel colpaccio, perché non... Però diciamo Max Bunker non si diciamo che lui è un cavallo di razza, questi mezzucci tipo far morire, no, credo che sia morto, ogni tanto è morto il numero uno, però cioè, risuscitato era una barzelletta, nel senso ovvio che non poteva morire. In questo caso anche non vedere neanche il numero uno mi preoccupo. Dov'è il numero uno? Dov'è Bob? Dov'è Grunf? E c'è Minuet. E va bene, Minuet che naturalmente io ho letto un fumetto che si chiama Alan Ford, ma che è Minuet. E c'è questa l'ambiguità di fondo di Alan Ford, che chiudo, che secondo me un po' lo danneggia, nel senso che sto leggendo Alan Ford o Minuet. Le vecchie storie continueranno, boh, insomma, io continuo a leggerlo per amore e per affetto, quindi faccio anche dei video su Alan Ford che avranno poche visualizzazioni, ovviamente, ma il canale è mio e lo gestisco io. Quindi va bene, nel senso capisco che Alan Ford non, il nuovo Alan Ford non, insomma, io lo faccio proprio per un gesto d'amore. Non ho ovviamente delle visualizzazioni tali da poter risollevare le vendite, se potessi lo farei volentieri, perché è ovvio che comunque io chiudo questo video che è un po' lungo, però quando parlo di Max Bunker mi appassiono e vabbè, un bocca al lupo a Max Bunker. Tanto, tanti cari saluti, un carissimo saluto anche se non guarderà mai questo video, ma insomma.